Sunday, Monday, happy days. Tuesday, Wednesday, happy days. Allora, partiamo con Ariston, che quest'anno presenta veramente delle grandissime novità, soprattutto nella parte caldaie e pompe di calore, dove abbiamo lanciato la nuova caldaia Altheas One. È una caldaia di ultima generazione, completamente touch e completamente connessa wireless. Quindi ci consente di regolarla e gestirla completamente dal nostro telefonino. In più, una grande nuova caratteristica tecnica, che è lo scambiatore XtraTech, che è uno scambiatore che Ariston sta cercando di brevettare, perché ha dei passaggi acqua molto ampi che consente alla caldaia di funzionare bene e soprattutto durare molto nel tempo. Altra novità è, per quanto riguarda Ariston, sono le pompe di calore, soprattutto i sistemi ibridi che abbiamo qua alle mie spalle, praticamente come rendere una caldaia abbinata a una pompa di calore. Quindi andiamo ad utilizzare sì il gas tradizionale, ma andiamo ad abbinarlo anche all'energia rinnovabile dell'aria e quindi dell'utilizzo della pompa di calore. Ok, abbiamo sacrificato le altre due aziende perché non c'è più tempo. No, dai, due parole anche. No, dai, andiamo avanti con le altre due. Le altre due sono IRSAP e Danfoss. IRSAP, che è sempre più presente nel settore della ventilazione meccanica controllata, da quest'anno anche col sistema Easy Clima, che ci consente di andare ad integrare anche la climatizzazione oltre che la ventilazione meccanica controllata, quindi i ricambi d'aria. A questo abbiamo aggiunto il sistema di termoregolazione automatica NOW, che sono delle valvole termostatiche elettroniche comandate da una centralina intelligente che ottimizza quindi il funzionamento dei nostri radiatori IRSAP. E per ultima, ma non ultima, abbiamo Danfoss invece, che è la leader nella produzione di valvole per radiatori, sistemi di regolazione di impianti di riscaldamento, che quest'anno ha lanciato anche Danfoss un prodotto molto innovativo, che è una testa termostatica elettronica che può essere abbinata alle nuove valvole per radiatori dinamiche, cioè che si autobilanciano in base alle esigenze dell'impianto.